mi sono accorto che veramente tra i 30 e i 40, diciamo, mi sono talmente concentrato sul lavoro, diciamo, che improvvisamente una sera sono andato a tavola a casa di mia madre, mia madre e padre, e mi sono accorto che erano diventati tutti. Ma me ne sono accorto una sera, cioè mi ricordo una sera specifica, cioè mi ero distratto per una decina d'anni, avevo lasciato mio padre alto 1,82 m e lo ritrovavo alto 1,76 m. Si era incurvato, si era invecchiato, c'era un baratto da aprire, e lui veramente aveva una struttura fisica, una cosa che doveva diventare molto più grosso, mi ha passato un baratto da aprire, cosa che non avrebbe mai fatto. E in quel momento mi sono accorto, io che avevo preso una mese, io capivo, la potenza di darci non è come dire, non è esattamente il mio corpo. E mi sono accorto di fare improvvisamente la mia ragazza. E mi ero distratto. E questo secondo me è veramente un bel prezioso, ce ne dimentichiamo, perché veramente almeno cambia molto, devi fare un grande sforzo per accedere a una posizione di, lo sa anche lei che fa la presentatrice, insomma, ci sono degli anni in cui devi fare proprio uno sforzo, cioè dedicarci, cioè tu sopporta, perché questi anni lei sta spingendo per accedere, cioè per migliorare la sua posizione, per migliorare i programmi che si fa, per dimostrare che è bravo e discorrendo, e in quegli anni perdi qualcosa per strada, inevitabilmente. Poi, se sei fortunato, hai coronato tutti i tuoi sogni, fare presente che sei risalto piuttosto che una prima che ci conosca. E se non hai coronato i tuoi sogni, è terribile, perché ti accorgi di aver perduto strada facendo tanti pezzi, di aver perduto dei fondi strada facendo. C'è un momento dentro che uno dei miei figli, lo dico, che i nonni sono come i supereroi, cioè non dovrebbero venire mai. Dovrebbe essere obbligatorio che i nonni rimangano bambini. Quando ho conosciuto solo due nonni, due erano morti, i miei nonni materni erano morti, i miei francesi, ma i due nonni materni sono vissuti molto lungo, sono arrivati quasi a 100 anni, sono morti io avevo oltre 40 anni e io pensavo non essere più. Cioè quando ti muoiono dei nonni più di 40 anni, ormai pensi siano immortali. E quindi ci sono rimasto male doppiamente, perché in qualche modo era una presenza che mi ha accompagnato tutta la mia crescita, perché appunto chi legge il libro capisce che attaccamento c'è in noi, perché in genere i genitori non ti rimangono, cioè non so perché, per un curioso motivo tu pensi sempre che i genitori lo stiano facendo per darti fastidio, cioè ti stiano dicendo delle cose per darti fastidio, cioè per rovinare la tua vita, mentre i nonni, anche se ti dicono magari le stesse cose, ma comunque ti sai che stanno dalla tua parte comunque, cioè puoi essere il peggior criminale ma tu non ti difende, insomma tu parli come ci sei. Quattro scherzi dentro che potete fare, veramente sono molto
di alcuni di questi purtroppo da quando faccio il film non li posso fare più, perché se li faccio la fine sui giornali, insomma, è proprio faccio una nuova figuraccia di più, insomma. Tra questi, quello che preferisco, che abbiamo fatto tre anni con i miei amici, è questo, di andare a vedere uno spettacolo teatrale, comprando tre posti spazi per la sala, però uno spettacolo teatrale che sappiamo essere una mattonata. Le cose che tu sai già la prima da via primo atto la gente non le potrà più, teatro stabile con autori russi eccetera, oppure un'opera lirica di quelle obbligatissime, secondo me nascondere, mettere in soffitta la propria infanzia è un peccato, perché quella c'è, secondo me la verità è che siamo felici, secondo me, in maniera proporzionale a quanto stiamo seguendo i nostri sogni che vanno da loro. Che è una roba difficile, perché a volte comporta il cambiare vita. Cioè, soprattutto quando parlo con i miei amici di quando andavo in scarto, quando ero ragazzino, sono sempre gli stessi, quelli che non sono da 40 anni, molti di loro non hanno una vita che si vista, io ogni volta mi faccio il grido per l'anno e dico cambia. Anche questo vuol dire cambiare casa, cambiare mondo, cambiare città, cambiare canto. Cioè, c'è sempre una seconda possibilità. Questo è un libro che invita alla seconda possibilità. Io so già che alcuni di loro come stanno militando per cambiare mondo, quindi i vostri occhi. Ma non voglio dire solo che vedo alcuni maschi che hanno visto, alcuni figli che proprio fanno dei gesti. Non è mio amico. Però non è soltanto quello, è proprio che io ho avuto una fortuna nella vita, cioè di fare un lavoro che non è un lavoro, cioè un lavoro che è andare a giocare con gli amici, cioè ti assicuro che per quanto faticoso fisicamente, nel senso di un set, per dire stai 12 ore a lavorare, a volte un freddo, quello che vuoi, però comunque sei giocato. Tant'è che in francese città si dice cioè tutto suonare si dice giocare, cioè è tutto un gioco. E questa è una grande privilegio di aver capitato, non mi smetto mai di ringraziare qualcuno, questo sia, per avermi fatto questo regalo, però io credo che deve essere l'obiettivo della vita di uno. Cioè se davvero non sei contento di quello che stai facendo, devi, cioè è una tua necessità. Un tuo obbligo morale fare in modo di cambiarlo, perché saranno felici anche tutte le persone che stanno intorno. Cioè non è una roba di egoismo, anzi, tutt'altro. Se uno va in ufficio, ma veramente giro per andare in ufficio, non saranno felici solo voi, non saranno felici sui figli, non saranno felici i condomini, con cui litigate i motivi apparentemente futili, in realtà quello che vuole tutto quello che va in ufficio. C'è sempre una soluzione. Il titolo di questo libro, Cento giorni di felicità, ci dice subito che c'è una fine in questa storia, una fine che è stata scelta dal protagonista perché decide di finire la sua vita con un suicidio assistito. È un tema difficile, un tema particolarmente dibattuto in Italia, ma anche nel resto d'Europa e in questo periodo. Perché la scelta di affrontare questo tema e qual è la tua opinione a riguardo? Beh, io ce ne dico ovviamente ed è assolutamente favorevole al suicidio assistito. Cioè, io credo che ognuno debba avere la libertà, non di decidere di morire soltanto, ma di decidere proprio come morire, cioè come presentarsi a questo appuntamento fondamentale. A me personalmente darebbe molto fastidio sapere di essere sul divano preda di tanti farmaci che magari mi intorpiscono, che non mi fanno più riconoscere persone care, e sapere che le persone che mi stanno intorno in quel momento mi stanno non solo stanno combattendo, ma io sono diventato un peso per loro, cioè tra le righe spero che finisca prima possibile questa lunghissima agonia. Ho visto diverse persone, insomma, vicino a me,
una scatola che era stata in casa. E a me questa cosa mi imponava da dire molto più della volta. Cioè, pensare di trasformare un soprammobile, di qualsiasi tipo di soprammobile si tratti, mi fa pensare che come Lucio, se sapessi di essere all'inizio di un percorso, una discesa inevitabile, sceglierei io quando interrompere la questione. Il protagonista del libro sceglie di interrompere, fa una domanda ai medici e chiede fino a quando starò bene. E i medici gli danno un periodo. All'interno di quel periodo lui mette un tempo simbolico, che sono i 100 giorni del titolo, perché lui in realtà vuole vivere giocando a pallone con un figlio di suo giorno, nuotando, cioè potendo fare quelle cose che lasceranno ai suoi figli un ricordo meraviglioso. Non vuole che i suoi figli, e sua moglie in particolare, c'è tutta una storia d'amore, di rinnovatore del libro, e lo ricordino malato, lo devo ricordare in maniera forma. C'è un livello simile a quello degli elefanti, insomma, cioè lui si allontana dal branco quando sta ancora bene, perché sa che andrà a morire, e di più non mi vedo, insomma, che poi ci sono, nonostante abbiamo detto molte cose, c'è anche molto altro. Pensando che la parola passa all'intuizione, assolutamente.